Buonasera, Presidente. Su indicazione dei miei avvocati, sì, intendo di avvalermi della facoltà di non rispondere al suo saluto. No, guardi, Presidente, ora non è più al processo. Non... Ecco, dite sempre così, ma poi mi ritrovo sempre qua, no, che no, mi fate domande su degli uteri. Dell'utri, semmai dell'utri. Comunque, ecco, non è processo. Della facoltà di far finta di non conoscerlo. Chi è? Cosa? Io non conosco né lui né lei né me. No, anzi, vi prego di non riprendere coi mezzi radio audiovisivi né me, né lei, né lui. Chi? Che c'ha tutto. Senta, sia di me, no, sia di lui, sì, sia del Bestetti. Stia calmo, perché non capiamo. Prego adesso niente la giuria di esaminare il reperto numero 3. No, Presidente, la smetta, Presidente, per favore, la smetta. Guardi, sta facendo un po' di confusione. Mi non è più il vostro al processo onore. Perché? E ora, sì, col, sì, permesso della Corte, ma non c'è mi la ritiro corte in camera, sì, di consiglio. No, 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 Presidente, Presidente, Presidente. Mi oppongo. Oh, Presidente, la prego, Presidente. E questo cos'è? Sono le mutandine della barzelletta. E questo? È un tavolino, quello. Devo fare anche col tavolino? No, 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 non credo. Allora mi avete svegliato per niente. No, Presidente, basta, per favore, Presidente. Venga messo a verbale, sì, che mi risveglio solo per rispetto di Dell'Utri. Ah, adesso ne vuole parlare allora? No, no, però mi avvalgo dell'università di dirle dell'università che ho fatto con lui la facoltà. Cosa? Glielo giuro sui miei fogli. Veramente, guarda, si giura sui figli, eh? Sui, sì, figli si giura. Ma quello solo si dice la verità. Ah, comunque, vabbè. Dell'Utri è una, no, persona di una bontà. Sì. Di una, sì, di una onestade, di una, sì, culturade, sì, e di una colpevolezza. Cosa? Assoluta. Cosa ha detto? No, ma, scusi. No, una battuta. Ma Presidente, scusi. Perché barzellette. No, no, no. Una valvola. Senta, Presidente, ma perché questo non l'ha detto al processo? Presidente. Ma l'ho detto al processo? No, no, no. Solo che non era quello. Cosa? Era l'altro processo, quello dove non sono colpevole. Ma cosa stai dicendo? Cosa? Guardi, non qui c'ho il niente programma. Ma no, perché, sì, io c'ho il programma. Che programma c'ha? Ce l'ho. Cos'è? Qua. Cos'è? Io c'ho Martedì c'ho Mafia. Sì, no, vabbè, ma aspetta, no. Mercoledì c'ho Stragi. Ma no, ma... Mattina e sera. Sì, a tutte e due, sì. Giovedì c'ho di nuovo Stragi. Sì, va bene. Perché mercoledì mi ero avvalso di quella cosa che non mi ricordo di niente. Sì, vabbè, senta, sta facendo venerdì confusione. Dentista, perché, sì, dalla dentiera mi sta spuntando il dente del giudizio. Per dire, va bene, senta. Sabato sono a giudizio. Sì. Anche invece sabato. Domenica, lunedì e tutto dicembre riposo, di cui ho qui il reperto numero 5. No, ma si svegli, la prego. Presidente, si svegli. Sta signor facendo... giudice, signori della Corte, non c'è tengo la corte a precisare, sì, che si è sempre trattato solo di cene galan. No, guardi, lasci stare galan, che quello tra l'altro è un altro processo. Lo so! Che... Ho capito, lei che lo dice. Lo vede che basta che parli e spunta un processo, lo, senta, vede? Però, sì, lo vedo. Però a proposito di galan, ieri lei è andato a Venezia e ha parlato del Mose. Certamente, perché... Oh. Il Mose è una persona di una bontà, no, un... di no, una onestà, no, 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 di un'inutilità assoluta. Sì, no, no, non scherzi però, perché i ritardi sui lavori sono dovuti anche alla corruzione che ha coinvolto Galan, governatore di Forza Italia. Guardi, il Mose ormai è al 94% della sua ruggine, sì, di cui no, 6% se l'è, sì, mangiato il mare, sì, il restante funziona se l'è mangiato Renzi, che mi sta mangiando tutto. Non c'entra perché niente Renzi. Italia col... Viva non è un partito, cosa... vero. Ma cosa c'entra Renzi col... vuol solo foltrare con la Farcagna. Ma se prova a fare campagna il provolone anche con, sì, la Germini, sì, io ci metto una bomba e lo, oi, faccio saltare in aria come Costanzo. No, ma cosa? Ma sta dicendo delle cose gravissime. C'è cascato. Cosa c'è? La mia era la barzelletta. Ah, non la conosce la barzelletta. Lasci stare, guardi, lasci stare perché fa. Ma no, fa me pasticci la lasci dire. No, ma mi avvalgo della facoltà di finire. Allora dunque, finisco. Perché, sì, c'era, no, l'asino dell'Università, no, della California, dove, no, ho studiato con Dell'Utri, no, che, no, aveva un membro lungo 15.000 lire. No. Cosa sta dicendo? È uscita, sì, una ricerca, no, che dice che, sì, c'era un imprenditore della Brianza, sì, che ci faceva dare. Sì. Aia. Cosa c'è? Stia calmo perché... Ci facevo dare dei soldi dalla mafia per è... farmi l'anno due insieme al comendatore Bestetti. Ma cosa sta dicendo? Voglio finire! Stia... Ma è stato confusionale. Tutte le sere andava, sì, a fare il premio, che a un certo punto, chi, arriva la moglie che chiede il divorzio. E da lì... Cosa? La mia vita è una merda. Ha finito? Sì.
Ma non fa ridere, eh? No, infatti, Dell'Utri la racconta meglio. Comunque, ma speriamo che Dell'Utri non racconti niente. È vero, Marcello, che tu non racconti niente per il bene di tutti, no? Cosa fa? No, mi avvalgo solo della facoltà di tirare fuori questa. Cos'è? Questa. No, ma è una testa di cavallo mozzata. È vero? Eh sì. Pensavo fosse l'asino della California che ne infila 2 o 3 centimetri.